Polella, Polella, anche perché ma poi non ci ha lavorato insieme. Paolo ed io? No. No? Mai. Carica un'aria per sembrare una coppia scelta. Ma quello è stato, come dire, è stata la sorpresa e, tra virgolette, il miracolo che ci è accaduto. Anche perché Paolo non mi conosceva, aveva visto un film, però poi sono andato a fare un regolare provino e lì ci siamo riconosciuti. Io ero il provinato, lui era il provinante, però in quel caso i ruoli si sono, come dire, sciolti, perché è stato un vero e proprio incontro. E il fatto che poi fossi stato così felice della sua scelta, io aspettavo soltanto che lui ascoltasse quello che ho sentito anch'io, e lo ha ascoltato e mi ha scelto. In questa complicità credo che si veda il film. Beh, si vede, sì, si vede il nutre il film dall'inizio fino all'ultima quadratura, con però poi l'ingresso con uno di nuovi partner alla tua destra, naturalmente, che è fondamentale, che entra così di soppiatto come un personaggio che pensi porti di servizio e quindi scava lo spazio importante, fra l'altro dice, è lei che riinizia la vita, che è una scena molto bella, l'amore sul tetto, tra la vita e la vita. Insomma, che è una rinascita, perché un personaggio sì, ha sì, qualche sì, problema con le donne. Come il resto con non la fate ridere. Io non parlo italiano, sarò bello. Yeah, it was a river on the. It was beautiful. It was beautiful. Fare l'amore sul terrazzo? Sì, 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 oh. Yeah, it was bellissimo. Yeah, it was naked also, but it's gone in the movie. Yes. È stato bellissimo, sì, in effetti è stata una sorta di rinascita. Ero anche nuda, ma poi non andava bene nella scena. Sì, sì. Happy now. Solo che faceva. E com'è stato appunto l'incontro? Perché nonostante non ti siate sostanzialmente mai mossi da Bari, poi siete dovuti comunque andare a cercare un'attrice sul posto, tra quindi provini, segnalazioni, prove, come si lavora insieme, appunto, perché poi mette insieme anche stili di lavoro che sono molto diversi, no? It was it was beautiful to see, because when I saw Paolo I was so curious, anxious. Yeah, I was scared because I thought, oh my god, I have to do it in English, blah blah blah. But I saw him and it was immediately beautiful to play together, because he was directing and playing, and he said, Leon, be yourself, be open, be free. And then I thought, okay, being free is the best thing we can do. And then I meet Francesco, and I was a little bit afraid of Francesco because he cannot speak English. And they said, okay, he's a wonderful actor, but cannot speak English. And I thought, oh my god, what do I have to do? But then we were eating, and then he came through the bushes, and he said, hello, you are the actress from Holland, and it's an honor, pleasure to meet you. And I thought, oh, he can speak English. But then that was the only line you have learned. So the whole evening he said, it's a pleasure and honor to meet you. So I thought, we get along. Ogni giorno ripetevo questa frase perché era l'unica che avevo imparato. Un attimo solo. Naturalmente per me è stato molto bello vedere come si riusciva ad interagire con Paolo. La prima volta che l'ho incontrato ero piena di ansia, anche abbastanza spaventata, perché avrei dovuto sostenere un provino inglese. E poi invece io ho scoperto che è stato bellissimo recitare con lui, che allo stesso tempo era regista e anche attore con il quale interagire. E poi successivamente, oltre a lavorare appunto con Paolo, lui mi suggeriva varie cose, mi diceva tu te stessa, cerca di essere libera, ed essere libera credo sia la cosa più bella che tu possa fare, quindi ero perfettamente d'accordo con lui. E successivamente ho incontrato Francesco e all'inizio è stata un po' difficoltosa la situazione, perché ho visto un attore che però non parlava inglese.
E poi abbiamo cominciato a mangiare insieme e alla fine abbiamo girato anche delle scene e lui appunto avrebbe dovuto interagire con un'attrice olandese, ma aveva solamente una battuta inizialmente e oltre a dirci fra di noi è veramente un piacere e un onore conoscerci, non ci eravamo detti nulla, poi successivamente ho scoperto che invece potevamo diciamo comunicare in inglese. Ora lui sa parlare inglese molto bene. Oh, cool.